puntata, adesso mi guardo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Comunque, grazie ragazzi, questi persone che corrono, che ci seguono, ci dà veramente. Sta macchina è più un porcino di quello che voi possiate pensare. Benvenuti a questo ennesimo di supermercati che è? Passione. Siamo andati oggi dopo tanto tempo all'Eurospin, abbiamo visto cose particolari, delle costine barbecue nel reparto frigo. Ancora con quelle ce l'ho un po' qua. Ce l'ho un po' qua perché non le ho prese. Non le hai prese. Me le sono prese e comunque ce l'ho qua. E comunque mi hanno ferito qua. Però non ce l'hai qua, ma non ce l'hai qua sui fianchi o... È stata una scelta di campo. Esatto, esatto. Se notate la mia faccia è un po' più piccola rispetto agli altri video. Andate a vedere i video piccoli, la faccia di Alex, perché ce ne accorgiamo con l'inquadratura. Prima usciva proprio di qua. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, mettere like, insomma le cose che vi dicono tutti. E poi iniziamo a dirle anche noi. Cosa abbiamo comprato? Partiamo con una insalata di mare, 2 etti, 3,49 euro, così, senza parere, così, l'abbiamo presa, l'abbiamo fatta. Dei biscotti al limone che provammo alla Lidl circa un anno e mezzo fa, li abbiamo rivisti a Eurospin, erano buoni, 1,29 euro. Ci aspettiamo grandissime cose, sì. Ti dico la verità. Sì. Degli amaretti morbidi, ovviamente di Monbaruzzo, che è qua in Piemonte, a 1,79 euro, perché sono morbidi, se non sono morbidi non sono di Monbaruzzo, se non sono di Monbaruzzo non sono morbidi, funziona così. Vi abbiamo ingannato oggi, abbiamo preso i prodotti prima perché abbiamo dovuto farli surgelare. Perché? Perché abbiamo provato questo sorbetto ananas e cocco a 3,49 euro. Oggi si vola, ragazzi. Una bibita in onore di Barbie, forse, per il colore. Comunque ci ha attirato, visto che ormai il viola lo mettono su tutto. Addirittura la presentazione del museo dell'automobile di Torino. Viva la fantasia, ecco come si vuol dire. Un Discovery Mix Gin e Roseberry. Hai fatto l'elegantona oggi, ti sei imborghesita. Faccio un mix? Sì, sì. Cozza, peperone e totano. Che ne dici? Notevole, non me l'aspettavo così buona. È fresca, vero? Dall'Eurospin. Ma porca miseria, sì. Ma è fresca. È buona, ragazzi. Voto? 8,5. 8,5 sì, ragazzi. Questa è una scoperta Sì, infatti. Incredibile. Cioè, a confronto Cristoforo Colombo e Enrico Vespucci sono andati a pettinare le bambole in onore di Barbie. Ma poi anche... Sì. Veniamo ora ai biscotti al limone, per digerire subito. A te. Che ne dici? Molto buono, ma non arriva a livello del Lidl. No, mi spiace. Non è buono. Il limone è anche buono. Anche il limone non sa di chimico. Non è pastoso. Buono. Anche la Però... Ma dici che il ricordo che erano così buoni era veramente così buoni? Secondo me sì. Secondo me oggettivamente sì. È più il ricordo? È più il ricordo, però... Voto? 7,5. No, io 8 glielo do perché sono buoni. Quelli del Lidl, della Sondek, erano ancora più buoni. Sì. Comunque ragazzi, prodotto di livello, non è che dico oddio, sono molto buoni, li consigliamo. Sì, molto buoni e anche per il prezzo ci stanno. Li abbiamo pagati 0,99 quasi due anni fa, questi qua 1,20 euro, ragazzi, è ottimo il prezzo, dai. Gli amaretti morbidi. Che ne dici? Totali, anche buoni. Questi pensavo che lo zucchero desse quella spinta. Anch'io. Di troppo. E invece no. In realtà no. Perché dentro non hanno praticamente, esatto, messo. Bravi, veramente bella buono. Scelta. Bel prodotto, ma veramente, ma forse tra i migliori che abbiamo mai comprato agli scout, sì, sai? Sì, se non i migliori. Se non i migliori, sì, veramente buoni. Voto? 9. 8,5. Però veramente buoni. Porca miseria, non me l'aspettavo così buono. Veniamo al sorbetto. Che ne dici? Buono ma non buonissimo. Sì, però ragazza, per essere una roba, cioè mi aspettavo, è proprio buono. Sa di cocco, sa di ananas. Questa qua con un goccino di vodka, dimmi la verità. Sì, con questa voli, però per il prezzo poteva sapere un po' più di naturale. Sono mezzo chilo, non 3,50. Voto? 6,5. No, io do 7,5, ragazzi. Vabbè, buono. Non è che hai dato un voto altissimo. Ma perché tu hai dato 6? Hai dato 6,5. Se no hai dato anche 8. Ma poi, ma ti mangi? Cioè, ma questo qua, guarda che sta di cocco e sta di ananas, è una bella roba. Cioè, tu confronto gli altri sorbetti che solitamente compriamo. No, comunque io vi consiglio di prenderlo perché è un bel excursus che hanno provato a fare. Io sì, ma sicuro che come sgroppino, però questo spacca, dai, oggettivamente. Possiamo dirlo ai nostri amici?
che col grappino e con la vodka questo spacca. Grazie. Grazie, qualcosa dobbiamo pur dare. Dobbiamo dare una via, un sogno. Una via. Vabbè, l'abbiamo già aperto, ragazzi, perché eravamo presi male. L'ho aperto con la forchetta, davvero duro. Assaggiamo questo mix strawberry. Che ne dici? Molto molto buono. Sapevo, guarda. Da donna è molto molto buono, perché è il classico gusto da come si chiama? Da come si chiama quella cosa rosa? Red Bull, tipo. Big Bubble. No, sì, c'ha gusto Big Bubble Red Bull. Comunque è molto giovanile. Per i ragazzi io lo provo. Non lo sopporto come gusto, piuttosto mi tagliare un dito che berlo, ma devo ammettere che è fatto molto bene. No, ma neanche lo berrei, cioè neanche lo ricomprerei mai. Oggettivamente è buono. Però oggettivamente non è male. Anzi, il ruttino che ho fatto mi lascia anche un buon retrogusto. Beh, ma le cose si assaggiano anche dopo, cioè se tu non lo sai. Basta, finisci la qua. No, dico ruminanti docet. Comunque, molto buono. Voto? 7,5. Io do 8. Veramente non mi aspettavo un prodotto, perché non lo sopporto. Prodotto migliore di oggi? L'insalata di mare. Meglio degli amaretti? Ma perché gli amaretti più o meno erano così, l'insalata di mare invece è totalmente diversa da come me l'aspettavo. Mi aspettavo di mangiarmi una roba tutta chimica col gusto tutto uguale. Va bene, concordo anch'io, dai. Concordo anch'io, effettivamente era proprio improponibile. L'insalata di mare è appunto perché era proprio che me l'aspettavo fosse da zero in realtà. Fa già ridere da solo l'insalata di mare dell'Eurospin. Cioè. Appunto. Da supermercati che... Passione. È tutto, alla prossima puntata. Ciao, ciao. Ciao.